Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato dopo la bocciatura dei revisori dei conti. L'assise civica in seconda convocazione, con la presenza di 11 consiglieri, due dell'opposizione Gerardo Motta e Roberto Vicinanza, raggiunge il numero legale per l'approvazione, nonostante l'assenza, anche nella seduta di ieri sera, degli 8 dissidenti della maggioranza. Resta quindi lo strappo interno tra la sindaca francese i cosiddetti pattisti. È caduto nel vuoto l'invito della sindaca agli 8 dissidenti di essere presenti per votare l'approvazione del bilancio consolidato prima di aprire il dialogo richiesto dai consiglieri per il rilancio dell'azione amministrativa. Ora quindi si attendono novità con un possibile rimpasto nella giunta, trattative comunque aperte tra le parti per provare a trovare la quadra. Intensificazione dei controlli sul territorio e bilancio della recente operazione svolta in Litorania sono stati i temi della conferenza stampa Palazzo di Città, illustrati dal sindaco Ernesto Sica, dall'assessore alla Polizia Municipale Domenico Mutariello e dal capitano Francesco Lancetta, comandante del Corpo dei Baschi Bianchi. Sul fronte della sicurezza, ha dichiarato Sica, stiamo svolgendo un lavoro davvero incessante. Abbiamo rafforzato i controlli soprattutto nelle aree periferiche. Di assoluto rilievo le recenti operazioni condotte in alcune zone della fascia costiera. Sica ha annunciato importanti novità. Già a partire dalle prossime settimane verranno avviate attività di monitoraggio serale e notturno, probabilmente fino alle 2 da parte della Polizia Municipale. Per la notte blu e nei giorni delle festività natalizie, inoltre, dice Sica, abbiamo predisposto controlli straordinari. Nessuno può sostituirsi allo Stato, in quanto diventa rischioso per se stessi e per gli altri, ha continuato il primo cittadino. L'organizzazione delle ronde ovviamente potrebbe assumere una connotazione particolare e probabilmente discutibile se nascondesse speculazioni di natura politica. A seguito di episodi di microcriminalità, ha confermato l'assessore Domenico Mutariello, abbiamo predisposto un rafforzamento delle attività e un nuovo piano per la sicurezza. I risultati delle ultime settimane sono davvero positivi, in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati, in particolare quello di estendere il raggio d'azione a tutto il territorio. Il rafforzamento delle attività della Polizia Municipale, ha confermato il capitano Lancetta, viene espletato grazie al potenziamento del nostro organico predisposto dall'amministrazione comunale attraverso una riorganizzazione complessiva del corpo. I controlli andranno avanti senza sosta anche in orari serali e notturni ed è doveroso ringraziare i miei agenti per l'eccezionale lavoro, l'arma dei carabinieri e tutte le forze dell'ordine per la proficua collaborazione, come è accaduto al Parco dei Salici in via Magellano, caratterizzata da una vasta presenza di nomadi stranieri e senza tetto. I militari e i caschi bianchi hanno operato congiuntamente a dimostrazione di una sinergia finalizzata a garantire sicurezza anche attraverso il censimento di un'area scelta come dimora da sempre più persone che non hanno una residenza fissa. Una formazione innovativa, non fine a se stessa, innanzitutto perché è basata su quelle che sono le esigenze del nostro mondo imprenditoriale e viene da una dettagliata analisi del mercato. E l'elemento poi importante che ci piace sottolineare, anche innovativo, è che alla fine della formazione non solo ci sarà un bonus occupazionale per 50 ragazzi, per altri 50 ci sarà anche la possibilità di fare un tirocinio professionale. Quindi diciamo che avviciniamo quanto più possibile la formazione a uno sbocco occupazionale vero e proprio. Dal 9 gennaio, quindi subito dopo il periodo festivo, sarà possibile dal sito della Regione Campania iscriversi a questa piattaforma e dopo un mese circa, il tempo appunto di poter registrare tutte le domande, ci sarà una selezione con delle risposte a quiz in italiano e in inglese, perché è necessario naturalmente anche una competenza in inglese, ci saranno appunto le selezioni e poi la possibilità di effettuare questi corsi nelle varie province della Regione Campania. È stata presentata all'Università di Salerno la rinnovata struttura del Centro Linguistico di Ateneo. Il centro che promuove l'apprendimento delle lingue moderne è stato di recente interessato da lavori di riqualificazione e di aggiornamento strutturale nell'ambito del programma Costruendo Unisa. Il taglio del nastro ha riguardato i nuovi laboratori di cui il centro si è dotato per potenziare la propria offerta di servizi di formazione superiore, autoapprendimento, formazione a distanza e formazione continua.
Il centro, che conta 11.000 studenti iscritti, dispone all'indomani dell'intervento di ampliamento di 800 postazioni complessive distribuite in 16 laboratori per i 260 corsi erogati tutto l'anno sulle 9 lingue insegnate. In effetti è così. Io quando sono arrivata a dirigere il CLAE, era una piccola struttura che andava rifatta secondo le modalità richieste dalla società moderna. Voi sapete che i giovani hanno già tante difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Una di queste era data proprio dalla lingua, perché ormai tutte le multinazionali hanno sede in tutta Europa e una delle richieste che veniva fatta durante i colloqui è come parli una lingua straniera, e i nostri studenti erano svantaggiati in questo senso, e io dovevo fare qualcosa proprio perché lo richiedeva l'ANVUR, richiedeva che i percorsi di primo livello avessero come valore aggiunto il B1 del quadro comune di riferimento, mentre le lauree magistrali il B2 del quadro comune di riferimento. Quindi io ho lavorato in questo senso, ho rimodernato tutto il centro, non solo per quanto riguarda gli arredi, ma anche per quanto riguarda le strutture informatiche e per quanto riguarda i metodi di insegnamento. E quindi nel mio CLAE ho soltanto docenti madrelingua e insegno le lingue secondo le modalità che sono più vicine agli studenti, quindi loro sentono musica, vedono filmati, fanno visite nei musei, visite guidate nelle città europee e soprattutto stanno a stretto contatto con gli studenti Erasmus provenienti da tutta Europa. Questo per insegnare che praticamente non si può vivere sempre nello stesso posto, lavorare tutta la vita nello stesso posto, ma aprirsi agli altri paesi che accolgono bene i nostri studenti proprio perché hanno una preparazione molto valida. E la prima richiesta che viene fatta anche ai nostri studenti che fanno solo non lavorano all'estero ma fanno anche un solo percorso di studi in un'altra accademia, richiedono il B1, il B2, quindi noi ci siamo attrezzati per fare questo e siamo diventate ente certificatore Cambridge, quindi noi facciamo gli esami in sede proprio perché le strutture ce lo consentono. E poi abbiamo aperto un dialogo con le scuole perché gli studenti, io mi ero accorta che gli studenti venendo per la prima volta nella nostra università avevano difficoltà già a muoversi, invece quando io li accolgo nel CLA, gli studenti del quinto anno dei licei, praticamente già li invito a frequentare quando ha voluto il nostro governo, cioè l'alternanza scuola-lavoro. E quindi frequentano il CLA e entrano nella mentalità di un'autonomia che non hanno nelle scuole, perché nelle scuole c'è un professore che li guida passo passo, invece qui devono investire su se stessi, sulla propria preparazione, quello che avviene nelle grandi scuole all'estero, dove praticamente preparano il fiorfiore dei quadri, quelli che poi saranno a capo di una nazione. E gli ho insegnato che più studiano, più si preparano a quello che sarà la loro vita futura, più semplice sarà il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il CLA fa questo, noi siamo aperti sempre, accettiamo tutti e soprattutto abbiamo rapporti con i colleghi di altre università europee e questo ci aiuta molto, ci arricchisce, perché diamo il meglio della nostra università e prendiamo il meglio delle altre università. Questo fa l'eccellenza. Passo importante in quel processo di internazionalizzazione che è la vera sfida del nostro Ateneo oggi, perché la competizione non può più essere solo nazionale ma deve necessariamente essere a livello internazionale. Crescere nei ranking, crescere nella reputazione, entrare nelle maggiori classifiche ha significato anche un interesse sia da parte dell'esterno nei confronti del nostro Ateneo sia dei nostri studenti andare fuori. Questo si crea certamente sostenendo gli studenti nel loro processo, quindi gli Erasmus, curandoli con particolare attenzione in ingresso e in uscita, sia moltiplicando gli accordi internazionali, sia aumentando i corsi in lingua inglese offerti dal nostro Ateneo, sia aumentando le lauree a doppio titolo spendibili in questo paese e anche in Italia e anche all'estero. Ma si apre anche dal punto di vista strutturale, con un centro linguistico di Ateneo che possiamo dire sicuramente tra i più all'avanguardia in Europa. Abbiamo 11.000 studenti l'anno che studieranno qui, primo semestre 6.000, 5.000 nel secondo semestre, abbiamo 800 postazioni di autoapprendimento per cui di fatto che cambiano ogni
Edur con una potenzialità di studenti fino a 3.000 al giorno. Numeri importanti che denotano l'interesse che è stato suscitato dal fatto che noi abbiamo lanciato come Ateneo, come Consiglio di Amministrazione, come Rettore, la politica dell'inglese per tutti, nel senso che tutti coloro i quali sostengono e conseguono la loro nostra laurea di primo livello e di secondo livello devono necessariamente avere un corrispondente conoscenza della lingua inglese. E questo chiaramente aumenta il tasso di internazionalizzazione, di conoscenza della lingua e aumenta anche il numero di certificazioni che vengono operate in esclusiva per la provincia qua da noi. Ben 1.800 certificazioni di diverse lingue vengono realizzate qui da noi, perché questo aumenta anche, amplifica la capacità del curriculum di interessare le aziende. Insomma, un processo molto importante. Questi 16 laboratori, alcuni li abbiamo creati ex novo, altri li abbiamo realizzati, oltre 10 li abbiamo completamente riformati. Questo che era lo spazio più grande che abbiamo oggi allestito, prima era uno spazio studio, diciamo, per gli studenti di ingegneria e di architettura, abbiamo cambiato loro dello spazio, abbiamo dato altri spazi e abbiamo utilizzato questo, ristrutturandolo, coprendolo e avendo una funzione completamente diversa. Insomma, per noi è una pagina importantissima, perché significa continuare in questo processo di internazionalizzazione, e bisogna dire grazie a Gisella Maiello, che si sta facendo un lavoro veramente importante, tutto il suo staff del CLA, come gli altri che si occupano degli altri aspetti di internazionalizzazione, chi si occupa dell'orientamento, chi si occupa delle guide, chi si occupa del nostro portale in multilingue, chi si occupa degli Erasmus, insomma tutti quelli che stanno nella filiera e che danno un contributo sostanziale.